E fu così che tornarono i Peo Ballerini. O almeno, questa è una soluzione temporanea che però secondo me è molto efficiente, quasi molto più efficiente di quello che sarebbe un elgato scorrevole dal basso verso l'alto, no? Come hanno tutti i fighetti che hanno un po' di money. Oggi siamo qui riuniti non sicuramente per ballare. Abbiamo Topi con noi, come potete vedere, che sta giocando al Switch con una maschera attraverso la quale non si vede niente. Oggi disegneremo con il riso. Non ho più idee, quindi suggerite nei commenti. Ci aiuteremo utilizzando dei semplici pennelli. E adesso vi spiego anche perché questa cosa del riso. Allora, in poche parole, quando ero piccolo e stupido, quando eravamo tutti piccoli e stupidi, guardavamo Art Attack. Questo è un Art Attack. E su Art Attack? Questo è un Art Attack. C'era quel folle biondo americano, mezzo biondo, più un castano chiaro, Neil, che aveva a disposizione capannoni su cui buttare riso e sale e fare i suoi disegni, panni e vestiti usati, boh. Tutte cose che se lo realizzi ora ti rendi conto che ha un certo costo, sia per l'affitto di uno spazio così ampio, sia per l'utilizzo di cotanto materiale, perché io qui ho semplicemente un piatto di riso. E noi con questo piatto di riso dobbiamo farci uscire qualcosa di interessante, o almeno dobbiamo provarci. Ispirandoci quindi a Neil di Art Attack, io e Topi proveremo a spargere questo riso qui sopra e con il pennello, smuovendolo, cercheremo di ottenere qualcosa di interessante. Cosa? Non lo so ancora, lo scopriremo. Topolo, ci vuoi raggiungere? Tu non l'hai mai visto Art Attack? Ha detto di no. Devo rimediare. Art Attack! Art Attack! Noi dobbiamo fare come fa questo signore qua. Praticamente, questo signore qua di solito per terra, in grandi grandi spazi, faceva delle, chiamiamole così, opere d'arte. In realtà, opere. Utilizzava oggetti, riso, qualunque cosa trovava. Magari vedi qui sto usando dei cosi gonfiabili, li stende e alla fine ci esce fuori un disegno. E in uno di questi utilizzava anche il riso, il sale, quello che è. Prendiamo questi tre pennelli. Quindi iniziamo con delle prove semplici. Iniziamo a buttare giù un po' di riso. Faremo un casino. Lo so già che faremo un casino. Questo è un po' per te e un po' per me. Tieni un pennello, o se vuoi puoi usare anche le mani, come te la cavi, ti trovi meglio. E puoi iniziare a provare se vuoi. Prova intanto a smuoverlo, vedi cosa succede. Puoi usare anche le mani. Io un'idea già ce l'ho. Intanto lo spiattello, aumento la sua superficie. Inizierò con qualcosa di vagamente semplice. Guardate come mi faccio aiutare con la manina. Banale o il mio già si capisce. Non ce la faccio a fare una manina. Chissà, se uno volesse fare degli occhi, uno deve scavare, immagino. Papo, tu stai facendo una faccia, quindi. Ma una faccia di cosa? Oddio. Forse devo aggiungere del riso, perché sennò mi si creano dei buchi. Anche Topi sta prendendo del riso. Mi chiedo se quella sigla ha, come dire, coperta da copyright, perché se non fosse così, insomma, io lo utilizzerei ben volentieri. E ricordo a tutti che adesso c'è l'articolo 13 in vigore, che sarà proprio una gioia per tutti. Il mio gatto deve avere in mano una bacchetta magica, il mio Frank, perché ormai si è capito che questo è il mio Frank. E con una bacchetta magica che c'ha in mano fa le magie, guardate. Sembra una magia? Forse devo dare un po' più un senso di scia. Papo, tu che ci fai con tutto quel riso? Ok, io ho finito il primo disegno. Il mio primo disegno è un Frank che fa la magia al tuo orso. È un orso? Ma sembra che c'ha un orecchio. È un coniglio. Ah, perché c'ha l'orecchia così corta? Fai la più lunga, no? Cos'è questo? Una banana. Una banana che non è inquadrata dalla telecamera. Eccola lì, qui c'è una banana. E perché il coniglio dovrebbe mangiare la banana? Il coniglio si mangia la carota. Tu pure ce l'hai un coniglio. Però lui non si mangia le carote vere. Che si mangia? Le carote secche. A Topi è stato regalato un bellissimo coniglio che noi stiamo facendo ingrassare, così un giorno ce lo mangeremo noi.
Comunque, io distruggerei le prime creazioni, ok? Ok? Uh-huh. Non ti offendi, vero? No. E poi costruiamo qualcos'altro, ma questa volta proviamo a fare qualcosa insieme. Pronto? 3, 2, 1. Io farei uno sfondo, tipo una città, adesso vedo cosa. E poi ci lascio uno spazio in modo che tu ci fai un personaggio o un tuo disegno, va bene? No, stai a vedere. Prima di tutto devo spargere bene tutto il riso, che non fa altro che cadere qui. Dovrò passare l'aspirapolvere. Art Attack sicuramente avevano un team dedito, che aveva, insomma, lo scopo di pulire e basta. Mamma mia, quanto sarò bravo in questo disegno qua. Sarebbe una città questa. Sì, voglio fare una città, lo sfondo di una città. Ok. Perché a me Neil mi fa una parola che non posso dire perché è un figlio di 7 anni piccolo qui. Però voi lo sapete che mi fa a me Neil di Art Attack. Che se lo rompo io a Neil. Se lo vedo per strada Neil, lui si nasconde, ha paura. È così, Papo. Neil è il tizio di prima che stava facendo i disegni dall'alto. Lui ha paura di Papo, lo sai? Cappa quando mi vede. È vero? Che fai quella faccia di chi non crede? Miscredente. Miscredente. Ok. Conosci no Sadame. Ho fatto un palazzo e mezzo per ora. Manca ancora tanto. Conocino Sadame. Mi sta casca tutto, mi sta casca. Dopo ce lo mangiamo questo riso, il nostro pranzo, sappilo. Non sto scherzando. Devo fare un po' più di palazzetti più piccolini, perché se no non ci basta il riso. Conocino Sadame. Ho preso i pennelli, ma è molto meglio usare le dita. Che bello. Ti piace? Però vedrà che farò io, arriverà un meteorite. Un meteorite? Perché io ho tanta fatica per fare questi palazzi? Non fa meteorite. Non si fa. Lo farò qui. No. Sì. No. Sì. No. Sì. No. Sì. No. Sì, 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 sì. Allora, quello che dice Papo è legge. Che sia da un punto di vista padre e figlio, ovvero devi fare i compiti, si fanno i compiti, non devi fare il meteorite, non si fa il meteorite. Hai capito? Non posso fare niente. No, niente. Allora io faccio il meteorite. Fai come ti pare. Conocino, sono proprio un papo modello. Fai come ti pare. Papo, mi butto da un palazzo. Fai come ti pare. Allora, facciamo un po' di finestrelle appena appena. E per questo il pennello potrebbe esserci vagamente utile. Conocino Sadame. Oh my uomo. Shinderu. Ah, dalla telecamera sembra una cosa abbastanza fighetta, devo dire. Non appena ho aggiunto i buchetti ai palazzi, mi è sembrato relativamente fighetto tutto quanto. Ah, vedi, oh, guarda, ci sta una finestra da sto palazzo. Ma vedi, oh. Papo, lo sai, quando ero piccolo come te vivevo in una stanza senza finestre ed ero attaccato con delle catene ad un letto e mi servivano da mangiare soltanto una volta al giorno e dovevo fare la pipì nelle bottiglie. Perché mi fai quella faccia di chi non ci crede? È vero, io mica dico le cavolate. Secondo me la mia cosa è pronta. Dimmi. Comunque hai detto che oggi non stava piovendo. Sta piovendo? Sì, qui. No, vuoi fare le stelle? È buio. E le stelline, chi? Che ignoti. Tutti dormono per il meteorite. Non si accorgono. No, non si accorgono. No, niente meteorite, ho detto. It's your turn, bro. Più riso. Ma che cos'è alla fine? Che? Che cos'è? Una palla gigante? Un meteorite. Alla fine sto meteorite. Toccava fare il meteorite. Un meteorite col fuoco. Oh, wow, quello è il fuoco? Dai, ti permetto di distruggere tutto, dai. Piano e non buttare il riso fuori dal tavolo. Puoi distruggerlo con lentezza. Puoi prendere il meteorite così e fai... Buah. No! Buah. E fu così che ebbe luogo la trama di Your Name. Per chi non avesse visto quel film lo vado a vedere, perché parla di un meteorite che si schianta in un paesino. E questo è quanto per questo video. Aspettate che vi saluto come si deve, eh? Conocino Sadame. È una barca. Ecco qua, questo è il mio saluto per voi. Pa!
Va bene, tutti a fare in culo. Signori, se avete suggerimenti creativi di cose da utilizzare come materiale da disegno, beh, fatecelo sapere nei commenti, perché non sono affatto a corto di idee. Adesso bisogna raccogliere tutto il riso, papo, e lo farai tu. Io sono il papo, io comando. Ok, lo faccio io. Ecco, caduto per terra, lo sapevo.